Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. In questo video volevo condividere con voi un progetto al quale ho partecipato che mi è piaciuto tantissimo e che ritengo veramente importante. E qualora questo progetto vi dovesse piacere, potete partecipare anche voi perché fino al 15 luglio siete ancora in tempo. Ma andiamo con ordine, vi voglio spiegare di che cosa si tratta. Si tratta di realizzare un pezzo di tappeto del mondo, è stato chiamato così, è praticamente un tappeto colorato che vuole dare un messaggio di pace, un messaggio di amore, un messaggio di libertà. Questo progetto è stato ideato dall'associazione Colori per la Pace di Stazzema, proprio nel luogo in cui durante la Seconda Guerra Mondiale c'era stata la famosissima strage di Sant'Anna di Stazzema. Per chi magari non lo ricordasse bene, vi faccio un brevissimo riassunto. Il 12 agosto del 1944 i soldati nazisti dell'SS sono arrivati a Sant'Anna di Stazzema, hanno radunato 560 persone, la maggior parte donne e bambini, li hanno uccisi, hanno bruciato i corpi e hanno fatto una vera e propria strage. Quindi in ricordo, diciamo, delle vittime, in ricordo di questa strage terribile, questa associazione quest'anno ha pensato di realizzare un tappeto colorato che vuole essere un messaggio di pace, un messaggio di speranza, di libertà. A me è piaciuto tantissimo questo progetto per due motivi principali. Il primo è il messaggio di pace, di amore e di libertà, che comunque mi sembra veramente importantissimo. E poi perché questo progetto è creativo, perché si tratta di fare un lavoro manuale, quindi un lavoro su stoffa, su tessuto, oppure un lavoro all'uncinetto, un lavoro a maglia, però deve essere comunque un lavoro realizzato su un tessuto che poi può essere cucito insieme agli altri. Si tratta di realizzare una parte, diciamo, di questo tappeto su una superficie di 50 cm per 50 cm, quindi un quadrato, e che poi andrà cucito insieme a tutte le parti che verranno realizzate dalle altre persone. Possono partecipare tutti, la partecipazione è libera e gratuita, quindi chiunque lo voglia fare entro il 15 di luglio può realizzare questa porzione di tappeto 50x50 e spedirla poi ad un indirizzo che io adesso non lascio in info box per privacy, però vi lascio il link del gruppo Facebook e vi lascio anche la mail alla quale scrivere per avere tutte le informazioni e per avere l'indirizzo al quale spedire poi il lavoro che avete fatto. Quindi vi lascio poi tutto in info box. Però io volevo condividere con voi questa cosa e farvi vedere cosa ho realizzato io, quindi il mio pezzettino di tappeto del mondo. Io ho pensato di fare un lavoro in panno lenci. Volevo farlo all'uncinetto, volevo farlo a maglia, però in realtà era una cosa troppo lunga da realizzare. Io ho anche molto meno tempo rispetto a prima, quindi volevo fare una cosa che fosse un pochino più veloce e più semplice da realizzare. E ho creato questo pezzettino qua di tappeto. Spero che riusciate a vederlo bene. E volevo farvelo vedere nel dettaglio e spiegarvi un po' come mai ho scelto questi simboli e di che cosa si tratta, insomma. Siccome doveva essere un messaggio di pace, io ho scelto di fare due mandala. Il primo è questo. Questo è tutto realizzato in panno lenci, quindi io praticamente ho realizzato questo disegno con la stoffa. La base, nel senso il disegno originale, l'ho preso da quei libretti di Tiger da colorare, ve li faccio vedere. Questi qua sono i libretti di Tiger che dentro hanno tutti i mandala da colorare in bianco e nero. Eccoli qua. Io ne ho scelto due che ho colorato ovviamente e poi li ho riprodotti su stoffa. Quindi questo è il primo mandala e questo è il secondo mandala. Io ho ritagliato tutti i pezzettini di stoffa e poi li ho cuciti su questa base quadrata. Ho scelto il mandala perché è un simbolo di serenità, di equilibrio, di pace, di speranza, comunque è un simbolo positivo, quindi ho scelto il mandala proprio per questa ragione. E ho scelto due mandala che assomigliassero il più possibile a dei fiori perché volevo dare appunto questo messaggio tutto colorato, perché comunque i fiori sono una cosa molto colorata, poi a me piacciono tantissimo i fiori e quindi ho pensato appunto di scegliere due motivi che potessero assomigliare.
poi ho aggiunto delle altre cose. Dunque, innanzitutto ho aggiunto qua sull'angolo una scarpa. La scarpa io l'ho aggiunta perché durante la strage di Sant'Anna di Stazzema, una donna, dopo varie percosse, dopo che i soldati nazisti l'hanno praticamente martoriata, quando era veramente in fin di vita, che aveva ormai pochissime forze, ha avuto l'energia per togliersi una scarpa e lanciarla contro i soldati nazisti, proprio in segno di ribellione, in segno di difesa, come per far capire loro che anche se la stavano ammazzando, lei comunque aveva ancora la forza di ribellarsi. E questa donna che ha lanciato la scarpa contro i soldati è diventata un simbolo a Sant'Anna di Stazzema. E quindi ho pensato di riportare appunto questa scarpa, che è molto stilizzata in realtà, però ho pensato di riportarla sul tappeto perché mi sembrava un simbolo importante. Poi ovviamente ho messo un cuore, dico ovviamente perché volendo dare un messaggio di amore, il cuore è il simbolo che lo rappresenta meglio, quindi ho messo questo cuore. E poi ho, diciamo, creato questi piccoli cuoricini che vedete qua a lato, cuoricini, stelline, così l'ho attaccate. Questi in realtà ho detto che le ho create, no, in realtà queste erano già pronte, le ho solo attaccate, tanto per dare un po' di luminosità a questo tappeto. E poi ho messo l'elefante. L'elefante l'ho messo perché è il mio animale preferito. E diciamo che è un po' come se fosse in un certo senso la mia firma, nel senso che io adoro tantissimo gli elefanti, li collezionavo, quindi comunque mettere un elefante per me è un po' come dire questo l'ho fatto io, no? Un po' come lasciare un piccolo simbolo di me, ecco, quindi ho scelto di mettere anche l'elefante, è un bottone, questo è un bottone a forma di elefante, l'ho cucito qua. Quindi questo è il mio pezzo di tappeto del mondo. Voi, se volete, potete fare qualcosa di simile, quindi scegliere un progetto che vi piace, realizzarlo su una stoffa oppure lavorarlo a maglia, lavorarlo all'uncinetto. Però qualsiasi cosa scegliate di fare, ricordatevi che deve essere 50x50 e deve essere fatto e spedito entro il 15 di luglio, perché poi si radunano tutte le persone dell'associazione e cominciano a cucire insieme tutti i pezzi per creare questo tappeto che il 12 agosto di quest'anno, quindi del 2019, verrà srotolato a Sant'Anna di Stazzema, partendo dalla chiesa e arrivando fino all'ossario, dove c'è appunto il ricordo delle vittime di questa strage. Quindi mi sembrava un'iniziativa veramente bella. Io ho partecipato molto volentieri, mi sono anche divertita tantissimo mentre ho realizzato questo progetto, perché comunque mi piaceva fare questo lavoro creativo, quindi mi è piaciuto cercare il mandala, colorarlo, crearlo con la stoffa. Quindi è veramente stata una cosa bellissima. Io l'ho realizzato in una giornata questo lavoro e la ricordo come una giornata bellissima, perché è stata proprio bella, rilassante, creativa, ho dato sfogo alla mia creatività, quindi insomma è stata veramente una bellissima cosa e sono felicissima di aver partecipato. Io spero con questo video di avervi fatto conoscere una cosa carina e soprattutto spero che qualcuno di voi deciderà di partecipare realizzando qualcosa e spedendo poi il lavoro, perché ricordate che comunque verrà poi esposto appunto a Sant'Anna di Stazzema, verrà proprio srotolato per terra, quindi sarà un grande tappeto colorato e poi alcune parti di questo tappeto verranno addirittura esposte nel Museo del Tessuto di Prato. Quindi sarà anche una cosa carina, insomma, sapere che c'è una parte di questo tappeto esposta nel museo. Quindi, ragazzi, se volete partecipare, io vi lascio tutto in info box. Trovate il link del gruppo Facebook, trovate la mail alla quale scrivere per avere l'indirizzo, trovate la data di scadenza, trovate tutte le caratteristiche, insomma, tutte le cose che vi servono appunto per partecipare a questo progetto. E spero davvero che qualcuno di voi lo faccia. Io come al solito vi invito ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto e vi mando un bacio enorme.